culturale viene acquisito al patrimonio culturale nazionale diventa disponibile alla conoscenza, diventa un pezzetto, un segmento, che un tassello ulteriore che va a costruire quel sistema di simboli culturali di riferimento nel quale la comunità nazionale e non solo si identifica. Allora, l'azione di tutela è questo: l'azione di tutela sta a supporto, sta sotto, non sta al di sopra, non è solo una funzione di controllo, e qui aggiungo un altro pezzetto, sugli enti vigilati, le biblioteche pubbliche, le biblioteche comunali, le biblioteche religiose, ecclesiastiche, capitolari, eccetera, oltre a quelle di privati notificate. Non ha soltanto una funzione di controllo, ma accompagna i processi e la vita di questi patrimoni. I patrimoni sono cosa viva, i patrimoni si spostano, i patrimoni camminano, i patrimoni possono depauperarsi, ed è il tema di questo pomeriggio, i patrimoni possono arricchirsi. Il compito della tutela è, al minimo sindacale, garantire che quello che esiste continui ad esistere a rappresentare un punto di riferimento per l'attivazione di percorsi di conoscenza che sono a loro volta garanzia della esigibilità dei diritti culturali da parte delle comunità di riferimento, e questo al minimo sindacale, se possibile, e in questo si gioca la partita veramente importante, allargare quel patrimonio, arricchirlo a fronte appunto dell'attivazione dei percorsi di vigilanza rispetto agli enti pubblici vigilati e di tutela attiva con le notifiche di interesse culturale rispetto al patrimonio in capo ai privati. L'azione di tutela può riguardare singoli oggetti, singoli volumi, può riguardare intere collezioni, e si gioca in diversi contesti. Molto interessante e molto complessa è l'attività di tutela che si gioca nel ragionamento, nel controllo, nell'osservazione dei movimenti dei patrimoni nel contesto del mercato antiquario, ma anche di quello che si muove e transita attraverso quel filtro, quel diaframma rappresentato dagli uffici esportazione, che sono le porte attraverso le quali il patrimonio culturale mobile entra nel territorio nazionale, ma anche può uscire. Dico può uscire perché se si tratta di patrimonio culturale, quel patrimonio non deve, non può più uscire. E in questi complessi processi che sto veramente provando a semplificare, il tema dell'alleanza con i contesti territoriali è un tema fondamentale. Non è solo un tema di siamo in pochi, vi provassi a darvi i numeri delle persone in capo alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia in questo momento, sorridereste tutti, ma non è solo un tema di siamo in pochi, anche se fossimo in 50 non siamo tanti. Non sarebbe sufficiente a garantirci la possibilità di leggere quello che accade nel contesto della regione di riferimento. C'è un tema forte di necessità di generare una cultura condivisa, una cultura sociale della tutela. I cittadini, camminando lungo le strade, guardandosi intorno, guardando anche oltre una finestra illuminata, devono avere la consapevolezza che quello che c'è intorno, che quello che vedono, è patrimonio culturale e in quanto tale appartiene a tutti, e ciascuno è testimone della responsabilità, ciascuno deve farsene carico. Il tema dell'alleanza quindi interistituzionale, che qui sono anche a testimoniare oggi, è fondamentale, ma anche il tema, la capacità di giocare, di interpretare la tutela in termini pedagogici, di pedagogia della cultura, in termini di leva generativa di percorsi di cittadinanza. Qui mi fermo. Grazie. Grazie. Per questa interessante, diciamo, introduzione al tema, da cui intanto per la sintesi straordinaria, perché ha saputo condensare in pochi minuti una visione intera della tutela dei patrimoni culturali nel nostro paese e raccoglierla anche parlandoci di processi, ma anche puntando ad alcuni elementi che richiedono un approfondimento anche qui
nel nostro tavolo, a partire da quello che una cultura, diciamo, che costruisce tutela generativa nasce da un punto di inizio. Ciascuno di questi luoghi, degli istituti culturali come quello in cui ci troviamo oggi, ha un punto di inizio. È la nostra biblioteca, la Biblioteca Universitaria di Pavia, ha una sua storia, ma i libri contenuti in essa hanno una storia più lunga di quella dell'istituto in cui sono attualmente conservati. Come è notissimo, la nostra biblioteca nasce per volontà di Maria Teresa, quindi ci troviamo in un contesto estremamente preciso e ha naturalmente i suoi secoli di storia, ma nasce in un punto preciso del continuum storico. Mentre i libri che ci circondano nel Salone Teresiano e ancora di più i volumi manoscritti antichi, gli incunaboli, le cinquecentine, che ovviamente sono raccolti nei depositi del nostro istituto, hanno una storia che va ben oltre e viene ben prima dall'istituzione di questo istituto, di questa biblioteca. Però nel momento in cui una biblioteca prende vita in una forma definita, da quel momento in avanti diventa un tassello della memoria passata e diventa appunto generativa della cultura condivisa futura. Per questo ragioniamo questa sera in questi termini sul tema della tutela, perché lo sentiamo molto vicino, non è un discorso astratto, non è un discorso che non ci riguarda. Bene è stato detto che serve un'alleanza tra le istituzioni, serve un'alleanza tra le istituzioni e i territori dove le istituzioni vivono, perché naturalmente la memoria degli istituti in quei luoghi è generativa di memoria e di cultura per quel territorio in una rete più larga. E quindi, se è vero da una parte che in fondo è anche vero ed è simpatico l'adagio notissimo per cui un libro rubato è un libro letto, questo è un fatto vero, è anche simpatico da ricordare, è anche vero che storicamente singoli volumi e grandi giacimenti e collezioni intere hanno avuto dei percorsi di movimento sul territorio nazionale e anche europeo, ma arriva un punto in cui si fermano, si consolidano e si consolida la loro memoria per diventare produttivi di cultura nel futuro. Qui noi siamo a Pavia, almeno mi piace ricordare due momenti, diciamo, della storia significativa di grandi movimenti di collezioni che hanno riguardato questo e altri territori, ma insomma è notissimo come ai primi del Cinquecento da Pavia la grande biblioteca Visconteo Sforzesca, che ovviamente era ospitata qui, fu come dire deportata in Francia dai francesi che avevano occupato il territorio del Ducato. E naturalmente questa che qui naturalmente diciamo è rimasto qualche testimonianza sul territorio di Lombardia di manoscritti della biblioteca Visconteo Sforzesca, anche la nostra biblioteca, mi ricordava la collega Campagna, ne conserva uno, altri sono conservati a Milano, in altri istituti di conservazione, ma si tratta di tracce, di relitti di un'istituzione, una biblioteca, quella Visconteo Sforzesca, che si era lentamente costituita, ma che ai primi del Cinquecento ha avuto il rischio di una fortissima dispersione. Poi in realtà il fatto che sia stata traghettata in modo quasi completamente unitario in Francia, in realtà paradossalmente ne ha assicurato la conservazione e il fatto che abbia avuto una vita più consolidata nei secoli, perché mentre poi la Lombardia, come tutto il territorio del nord Italia, viveva dei periodi molto, come dire, turbolenti dal punto di vista sociopolitico, il fatto che la Biblioteca Visconteo Sforzesca sia andata ad ingrossare le collezioni nazionali di un regime, diciamo, monarchico molto più stabile come era quello francese, ne ha assicurato la conservazione nei secoli, perché attualmente la Biblioteca Visconteo Sforzesca di fatto è un nucleo unitario all'interno delle collezioni della Biblioteca Nazionale de France. E quindi questo è un esempio storico, sempre legato al nome dei francesi sul nostro territorio, che qui mi piace ricordare invece per esempio il grande tema delle dispersioni e delle soppressioni napoleoniche dei conventi. Una storia diversa da questo punto di vista, perché attuate in momenti diversi, con tempistiche diverse, che spesso diedero vita a dispersioni, a delle fluttuazioni maggiori. In quel caso non si vede un intero fondo che era, diciamo, non si vede un'intera biblioteca che, come dire, diventa un fondo in un altro istituto. Lì abbiamo dei rivoli di dispersione notevolissima, che a volte portano ancora a individuarne pezzi dispersi sul mercato antiquario. Ancora adesso circolano volumi, manoscritti a stampa che hanno all'origine
la dispersione dei conventi di età napoleonica, in alcuni casi si riconducono anche a delle linee di intere biblioteche, per esempio, diciamo, ne ricordo alcune, ma diciamo ce ne sono tante, che in quegli anni andarono disperse nel, nel nord e soprattutto nel Lombardo-Veneto. Ora, accanto a questo, naturalmente in quegli anni, l'altra faccia della medaglia è che dalle, da queste grandi dispersioni dei conventi, invece dei nuclei interi andarono ad arricchire collezioni, collezioni dai conventi soppressi che ci sono qui, ci sono in Braidense, quindi si ritrovano nei grandi istituti di conservazione di Stato, a volte con delle conflittualità ancora, come dire, contese, contestate rispetto ad antiche proprietà, ma osserviamo come dal fenomeno delle dispersioni napoleoniche siano scaturite due diverse modalità, una dispersione integrale che quindi vede dei singoli lacerti che ancora un po' ancora si vanno a ricercare sui mercati antiquari oggi, e come invece ci siano stati dei nuclei più solidi conservati all'interno di istituti anche dove è cambiata la titolarità, come nel caso della cosiddetta dispersione della Biblioteca Visconteo-Sforzesca. Quindi il tema, era per dire, è estremamente complesso e naturalmente per quando ne parliamo a livello di istituti ci confrontiamo col fatto che la storia ha avuto dei, come dire, degli scossoni legati spesso alle vicende storiche, politiche, sociali dei territori implicati, ma l'altro risvolto, diciamo l'altro aspetto della medaglia è che quando ci troviamo di fronte a istituzioni, a istituti come il nostro, come la Biblioteca Universitaria di Pavia, come ce ne sono tanti, dove si è costruito il tassello della memoria condivisa di quel territorio e lo si getta in avanti perché sia generativo di cultura per il futuro, allora la tutela assume anche un ruolo di protezione e di difesa perché non si perdano ulteriori tasselli. Ci troviamo, era quello che diceva prima la soprintendente, come dire, di fronte al minimo sindacale c'è un bisogno di preservare una memoria e proviamo a farlo nei modi e nelle forme migliori, anche perché naturalmente le varietà di, come dire, con cui si attenta all'unitarietà e alla, alla, alla testimonianza storica delle collezioni, in questo caso librarie, ma il tema vale per tutti gli istituti che conservano beni culturali, ovviamente sono le più varie. Sono le più varie e questa sera cominciamo a parlarne insieme ai nostri ospiti. In particolare cederei la parola a Laura Nicora, che appunto parla come esperta del Tribunale di Milano e ha anche appunto un incarico presso l'Università di Pavia, quindi insomma ci troviamo un pochino in casa, perché nel suo intervento andremo a parlare un po' più specificamente di quelli che sono, quelli che sono i falsi, che è uno dei temi principe con cui si confronta il bisogno di autenticità nella valutazione di un patrimonio. Prego, Laura. Eh sì, adesso parliamo dei falsi, documenti, in questo caso documenti cartacei, perché poi si può parlare anche di quadri, si può parlare di Stato, si può parlare di tante altre cose, per cui documenti cartacei creati ad hoc e proposti sul mercato come documenti originali. Ora, i falsari sono sempre esistiti e hanno prodotto negli anni quello che il mercato richiede. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il falsario crea qualcosa in maniera tale che possa guadagnare il più possibile dalla vendita di questo falso, in questo caso di questo documento cartaceo. E infatti negli anni sono stati prodotti i famosi, ahimè, libri falsi di Galileo, che sono passate alle cronache anche negli ultimi anni, e l'avete letto tutti immagino, piuttosto che sono stati spacciati come originali, come autografi originali delle lettere di personaggi storici famosi, o altrettanto creati dei manoscritti con dei contenuti particolarmente significativi. Ora, il mercato dei falsi è una cosa molto, molto grave, e non ci sono soltanto i falsari che producono l'oggetto e lo mettono sul mercato, ma ci sono anche tutta una serie di personaggi, perché oggi con internet si può vendere qualsiasi cosa, chiunque può vendere qualsiasi cosa. Questi personaggi che non hanno la minima competenza storica, paleografica, filologica,
hanno una enorme sfrontatezza nel mettere sul mercato qualcosa non comprendendo che cosa stanno vendendo, ebbene, con una leggerezza vergognosa mettono sul mercato questi documenti e purtroppo qualcuno ci casca, perché così succede e lo vedremo adesso insieme. Io sono un CTU del Tribunale di Milano, cioè un consulente tecnico d'ufficio, e tra le mie varie mansioni c'è anche quella di autenticare libri, manoscritti, autografi, anche musicali. Autenticare cosa significa? Significa capire se il documento che è oggetto di studio è autentico oppure se è un falso. Vi ho portato qua, piccolina piccolina, è una letterina firmata da Giosuè Carducci. Ho scelto Carducci non a caso, perché anche a lui ha frequentato la Normale di Pisa come la nostra Marzia Pontone, per cui l'ho portata un po' per lei anche. Ebbene, questa lettera è firmata Giosuè Carducci. Il lavoro di autenticazione che cosa significa? Significa capire se questa carta l'ha presa in mano Giosuè Carducci, ha preso il pennino, ha preso l'inchiostro e l'ha scritta lui, cioè se è autografa di Carducci, oppure se qualcuno ha copiato una lettera di Carducci. Non è una cosa strana, assolutamente no, perché oggi se noi dobbiamo fare una copia prendiamo un telefonino, la macchina fotografica, la fotocopiatrice, la macchina per fare le scansioni, abbiamo mille modi per riuscire a a duplicare questa lettera, ma all'epoca no. Se io volevo fare una copia dovevo trascrivermi questa lettera. Poi un altro problema, chi la mette sul mercato dicendo che autografa non è una copia, quello è un altro discorso. Oppure devo capire se questa lettera è un facsimile, cioè una riproduzione a stampa. E ci sono i facsimili, gli editori pubblicano facsimili, ma non certo con cattiva intenzione, assolutamente no. Diverso è chi mette sul mercato un facsimile facendolo spacciare come un originale. E tra l'altro alcuni facsimili sono fatti talmente bene che bisogna avere un po' l'occhio per riuscire a capire se sono buoni o non buoni. Altra cosa invece se in mano mi trovo un falso firmato Giosuè Carducci. Io in tanti anni di lavoro, insomma, perché sono circa 20 anni che faccio questo lavoro, mi è capitato di trovare un po' di documenti falsi, purtroppo, e tutti i nomi importanti, come vi dicevo prima, chi crea un falso lo fa per guadagnare il più possibile. E da alcune carte dei diari di Mussolini alle carte false di Antonio Stradivari, di cui abbiamo parlato anche Brendenzi un po' di tempo fa, oggi vi faccio vedere alcuni falsi, tra l'altro creati tutti quanti dalla stessa mano, di un altro nome famosissimo che è Giacomo Leopardi. Guardiamo insieme questa lettera. Questa lettera l'ho ritrovata un po' di anni fa e questo signore che l'aveva acquistata aveva bisogno di un'autenticazione, tra l'altro l'aveva acquistata anche con un certo sacrificio economico, perché le carte di Leopardi hanno un valore importante sul mercato antiquario, vanno dai 10 ai 30.000 euro, addirittura anni fa mi è stata venduta una lettera oltre 90.000 euro, per cui insomma aveva fatto un certo sacrificio acquistare questa lettera. Io appena la vedo mi accorgo dalla grafia che assolutamente non è Leopardi. Vi faccio vedere, guardate le due firme, è scimmiottato, un po' Leopardi effettivamente, però effettivamente non è lui. Leggiamola insieme. Allora, il falsario cosa ha fatto? Ha preso un foglio di carta bianca antica come questa, e vi assicuro che se ne trovano in giro. Ha preso questa carta e ha cominciato a scrivere il luogo Bologna, 18 giugno 1826, e la lettera è scritta a Pietro Giordani. Leopardi aveva 28 anni e scrive: Giordani mio, leggi quanto ti mando con l'acclusa e dimmi se un poco di buono trovi in ciò. Parlami senza timore di verità e di ferire l'amico tuo. Il tuo giudizio per me è legge, perché oltre che di letterato viene dal cuore. Io scusate, faccio una fatica con la mascherina, posso toglierla? Sì. Oltre che di lettera, no. Quindi apri l'animo e dai campo libero alla penna. Io vorrei fuggire dal clima insalubre di Bologna, che giorno dopo giorno fiacca la mia triste salute e affievolisce le mie poche capacità letterarie. Nel mio viaggio sarebbe troppa felicità reincontrarti e abbracciarti e ricevere così un salutare calore.
Leguatè ogni decisione per Firenze, dovevano andare a Firenze, nell'attesa di una risposta, ama il tuo Giacomo Leopardi. Allora, qui non abbiamo tempo di andare a vedere effettivamente come scriveva Leopardi, leggerci un po' di altre lettere di Leopardi, ma vi assicuro che questo modo di scrivere non è il modo di scrivere di Leopardi. Leopardi scriveva veramente in maniera altissima, questo è proprio un modo veramente un po' becero, ecco, anche se ha questo accento un po' aulico, ecco, però nulla a che vedere con la grafia, col modo di scrivere di Leopardi. Poi ci sono alcune cose che non stanno in piedi. Una si sta in piedi, il fatto che fosse a Bologna effettivamente quel giorno, mentre invece assolutamente non sta in piedi che Leopardi, anche se come si dice non se la tirava, dicesse le mie poche capacità letterarie. C'è una lettera di qualche giorno prima che Leopardi scrive a Puccinotti dove dice: guarda, qui a Bologna il poeta è considerato un verseggiatore, io sono un poeta, non sono un verseggiatore, ecco, per cui mi sembra strano che dopo qualche giorno cambiasse così idea. Altrettanto dice: il tuo giudizio per me è legge, manda Giordani questo testo da leggere, ma purtroppo in quei giorni Leopardi era arrabbiatissimo con Giordani, perché Giordani che cosa ha fatto? Aveva mandato a pubblicare i suoi dialoghi nella rivista Antologia e la pubblicazione era stata tutta sistemata male perché i vari pezzi dei dialoghi erano stati pubblicati con prima uno e poi l'altro, tutto in maniera sbagliata, e lui era molto arrabbiato. E l'altra cosa dice: io vorrei fuggire da clima insalubre di Bologna che giorno dopo giorno mi fiacca, quando due giorni prima scrive: sono così contento che a Bologna non si sta affatto male, poi sta arrivando la bella stagione a giugno e io sono veramente contento. Questo ecco per dire. L'altra cosa è una piccola sottolineatura. Vedete la seconda lettera che è un originale, come la seconda riga non inizia attaccato al margine sinistro ma inizia un po' di lato. Leopardi quando scrive le sue lettere o continua sulla prima riga, o se no la seconda riga è sempre spostata un po' più sulla sinistra. Questo è tipico del modo di Leopardi e il falsario questo non lo ha fatto. Altro falso che mi è capitato, sempre nell'ambito... Va bene così, ora così va bene, se ti sposti... Scusate, sempre nell'ambito dobbiamo autenticare. Ritrovo questo foglio, quello che vedete sulla vostra... di qua, e a stampa, per cui un foglio strappato da un libro dove al piede vedete questa indicazione manoscritta dove si legge: la negazione della poesia qual io intendo, perché è tutto semplice appare, leggo e urlo pura negazione. La notazione manoscritta è considerata una notazione di Leopardi. Io vedo questa mano, mi ricordo l'altra lettera e dico: la mano è la stessa. E questo ci prova, allora. Evidentemente questo al vizio di fare i falsi. Tra l'altro, io credo che Leopardi non avrebbe mai preso né un libro della sua biblioteca strappando una pagina, neppure un libro di un suo amico strappando una pagina, per mandarlo a qualcuno dicendo leggo e urlo pura negazione, che mi sembra tra l'altro più la frase di un futurista che la frase di Giacomo Leopardi. L'attribuirei più a Marinetti, effettivamente. Per cui questa è un altro falso. Tra l'altro questo libro è un libro pubblicato a Genova nel 1811 di questo signor Francesco Gianni, che oggi nessuno più si ricorda di lui, è stato anche apprezzato da Napoleone, ma comunque, ripeto, anche questo un falso. Qui vedete le due grafie, quella in alto e quella appunto falsa, che è somigliantissima a quella della lettera, e sotto quell'autografa di Leopardi. E poi un terzo esempio, se volete lo potete trovare su internet, perché si trova nel catalogo di un libraio antiquario, anche un libraio molto serio. Nel suo sito internet mette questo autografo dove dice: leggi il saggio del Mamiani, poi rimettimi il tutto, il tuo Leopardi. Il libraio, che è un libraio che si occupa soprattutto di Novecento, evidentemente ha trovato questo pezzo, lo ha comprato e lo ha trovato all'interno di un libro, sempre la rivista Antologia, dove all'interno c'è un testo di Mamiani, e lo mette sul suo sito non in vendita,
ma lo mette esclusivamente per dire guardate che bello questo autografo di Leopardi, e intorno scrive un saggio molto approfondito su quando Leopardi ha scritto questo pezzo, questo bigliettino, e c'è certamente il 1827 quando si trovava a Firenze, era con Tommaseo, era con Viesseux, e chissà chi l'avrà mandato questo biglietto, e chi l'ha mandato? A nessuno, perché è un falso, è la stessa identica mano delle altre due. È la stessa identica mano. Questo per dire che anche sbagliare si può sempre, ci mancherebbe, non si è perfetti, ecco, questo è poco ma sicuro. Però anche per chi è collezionista, e ci sono tanti collezionisti, per chi vuole comprare nelle biblioteche delle collezioni, affidarsi sempre a più occhi competenti, perché purtroppo i falsi girano, ne girano tanti, o girano copie spacciate per falsi, e per falsi, per originali, scusate, e questo implica un buttare via i soldi, perché si buttano i soldi, e insomma affidarsi a qualcuno con un po' di competenza, magari anche più di uno, con più occhi, che è sempre la cosa migliore. Grazie. Anche perché da questo racconto molto, molto appassionato, in cui ci ha fatto vedere un po' dal vivo anche come si riconosce ciò che è falso da ciò che non è falso, nelle modalità, nel confronto grafico, nell'analisi linguistico-stilistica, nei contenuti filologici del testo o del documento, del frustulo di carta su cui è scritto qualcosa che uno si trova in mano. Ecco, tutte queste osservazioni di grande interesse ci aiutano anche a capire meglio come ci si muove nell'ambito della tutela, perché ogni azione di tutela nasce all'origine da un'attività di discernimento e di riconoscimento del bene culturale e del fatto che una cosa, nel termine proprio di res, venga riconosciuta come bene culturale. Il riconoscimento richiede un'attività discrezionale, significa decidere che questo foglio di carta è o non è un bene culturale. Questo è molto vero nell'attività che citava prima la soprintendente Rossi, cioè quando si attivano delle azioni, delle decisioni che portano al vincolo su un bene che circola, per esempio come in questi casi, sul mercato antiquario. Saper scegliere e decidere se una cosa è meritevole o non è meritevole di entrare a far parte del patrimonio culturale del nostro paese è la prima, all'origine di ogni azione di tutela. E questo non significa che anche un falso non possa essere tutelato, perché magari va a configurare un contesto culturale specifico, un luogo, un'azione, una linea di produzione culturale in un determinato luogo, in un determinato territorio. Ma bisogna sempre distinguere tra quello che è vero e ciò che ovviamente non lo è. Quindi grazie per questo passaggio, mentre adesso daremo la parola a Carlo Rubi e poi al Maggiore Sansò. Io li cito insieme perché mi fa particolarmente piacere che in questo momento, diciamo, in cui ci troviamo al tavolo questa sera, in realtà vediamo e ci confrontiamo su come una fondazione privata e invece chi rappresenta la tutela per conto dello Stato, anche appunto per parte dei carabinieri tutela del patrimonio culturale, come due realtà molto diverse chiaramente, si confrontano ognuna per sua parte, ognuna con determinate, diciamo, funzioni e competenze su un problema analogo. È noto appunto che all'interno degli istituti, diciamo, dicevamo quanto è importante preservare i patrimoni, preservarli anche a fronte di sottrazioni di pezzi interi o di porzioni del materiale, perché a volte si ruba un intero libro, a volte se ne ruba una parte, soprattutto chi ha lavorato, studia su manoscritti miniati o diciamo incunaboli antichi con incisioni pregevoli, spesso si è confrontato nella storia col fatto che i patrimoni, magari anche in anni molto antichi, hanno subito delle spoliazioni peculiari e di una porzione di esse, chirurgica, esatto, un capolettera miniato, una miniatura piena pagina, che poi diventavano quadri che andavano magari ad arricchire tavoli o appunto collezioni private, eccetera.
è anche questo un pezzo della loro storia, fa un po' pandan con la vicenda di un libro rubato, un libro letto, e a volte è difficile decidere se restituire l'originaria unitarietà del volume da cui è stata sottratta una porzione. Io lo ricordo molto bene, noi avevamo studiato questo caso per i corali della Misericordia di Bergamo, alla fine alcuni fogli sottratti sono andati in collezioni, tra cui la Fondazione Cini, a quel punto è difficile decidere se il foglio deve tornare alla Biblioteca Civica Angelo Mai o restare alla Fondazione Cini, perché la storia rende anche molto complesse alcune decisioni. Ma certo, nel momento della sottrazione, invece, quando ancora non è iniziata una nuova storia, anche per, non solo per volumi singoli, ma per porzioni, invece gli interventi di prevenzione a monte o appunto di recupero a valle possono diventare di straordinaria importanza anche a ricostituire questi giacimenti della memoria. Ecco, io cito solo nel passare appunto la parola una delle prime azioni di tutela che fanno gli istituti di conservazione come il nostro. Ci tengo molto a ricordarlo perché per noi la prima chiave di tutela è la conoscenza del patrimonio. Questa è un'azione che fondamentalmente è in capo agli istituti e naturalmente il nostro, come tutti, è impegnato in azioni di catalogazione massiva e massiccia, oserei dire. Le attività di catalogazione non sono un'attività accessoria, sono una delle attività fondamentali degli istituti di conservazione perché ci permettono di conoscere quello che abbiamo, descriverlo compiutamente, come dire, cristallizzarlo in un momento storico all'interno di una compagine di istituto e renderlo accessibile al pubblico, che poi è il fine ultimo della nostra azione di tutela, garantire che questi patrimoni siano fruibili il più possibile da tutti. Per poterlo fare, la nostra prima azione appunto è quella di catalogare. Catalogare significa descrivere con dei linguaggi codificati, e il nostro istituto anche in questo ultimo anno è stato, come lo è stato in passato sotto la precedente direzione, è stato impegnato nel mandare avanti le attività di catalogazione. Io qui vedo in sala anche alcuni colleghi, ne approfitto per ringraziare perché sotto la guida della collega Campagna nei giorni scorsi sono state catalogate quasi 500 volumi nuovi appena acquistati, abbiamo in corso la catalogazione del fondo Aldini, che è il nostro più importante fondo manoscritto, proseguono le azioni di digitalizzazione sul patrimonio. Tutto viene fatto per conoscere, tutelare al meglio, ma anche per valorizzare il patrimonio, e quindi ne approfitto anche per poter appunto ringraziare chi quotidianamente lavora su questa strada. E con questo passo immediatamente la parola a Carlo Rubi, che è vicepresidente della Fondazione Enzo Rubi, chiedendogli in prima battuta di raccontarci un po' più compiutamente, perché magari non tutti hanno avuto modo di leggere il comunicato stampa e quindi di conoscere bene l'azione meritoria della Fondazione, e poi anche appunto per affrontare la tematica che gli è proposta. Prego, passiamo il microfono. Purtroppo non si tira più di così. Andiamo a vedere se così riusciamo, magari spostandomi un po'. Sì. Diciamo che io intanto desidero ringraziarvi di questa straordinaria opportunità. Noi ci occupiamo di sicurezza applicata al patrimonio culturale, sicurezza contro gli episodi criminosi attraverso l'utilizzo delle tecnologie. Ma proprio noi che ci occupiamo delle tecnologie diciamo sempre che la prima forma di tutela è la conoscenza. La conoscenza e la consapevolezza. Quindi sposo in pieno quello che ha detto la dottoressa Pontone, perché effettivamente se non c'è la conoscenza del bene che noi vogliamo proteggere, se non c'è la consapevolezza del valore culturale, storico, magari anche economico, non abbiamo gli strumenti per decidere quali tecnologie possono essere applicate. La nostra fondazione nasce nel 2007, una fondazione privata, una fondazione d'impresa, nasce con l'obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza applicata al patrimonio culturale attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie. Un oggetto specifico, un oggetto molto particolare che deriva dall'attività della nostra azienda. La nostra azienda è stata la prima a occuparsi di sicurezza elettronica in Italia, mio papà, che poi ha dato il nome alla fondazione e che oggi è il presidente della fondazione, fu il primo a occuparsi di sicurezza, siamo nella fine degli anni 60. E l'idea ci è venuta come forma di
sicuramente di promozione dell'azienda, una forma diversa. Potevamo sponsorizzare una squadra sportiva, prendere un testimonial famoso, una campagna televisiva. Invece abbiamo deciso di creare questa fondazione, un ente senza fine di lucro, riconosciuta a livello nazionale, perché crediamo profondamente che sia parte anche del lavoro di un imprenditore restituire qualche cosa al paese che ha permesso alla nostra azienda di crescere e di prosperare. E abbiamo deciso di farlo in quello che sappiamo fare noi, ci occupiamo di sicurezza. Qual è il tesoro più grande che abbiamo nel nostro paese? Il patrimonio culturale, quindi il binomio è stato, diciamo, l'abbinamento è stato molto naturale. Che cosa facciamo concretamente? Noi ogni anno sosteniamo dei progetti per la protezione del nostro patrimonio, organizziamo, perché dobbiamo diffondere la cultura della sicurezza, quindi organizziamo incontri come questo, organizziamo incontri molti con gli studenti, con gli studenti delle università, ma anche proprio con gli studenti delle scuole superiori. E questo lo facciamo spesso, quasi sempre direi, insieme al comando TPC dell'Arma dei Carabinieri, con il quale lei oggi ci ha abbinato, ma in realtà è un abbinamento che funziona da tempo, è un rapporto collaudato direi ormai, perché noi abbiamo persino realizzato un volume insieme che si chiamava Uomini e Tecnologie per la Protezione dei Beni Culturali, quindi l'elemento umano e la tecnologia, e diciamo è stato anche questo un filone della nostra fondazione. Abbiamo realizzato diversi volumi, oggi abbiamo portato alcune copie del tesoro più grande, che è molto interessante perché proprio partendo dalla conoscenza noi abbiamo ritenuto importante dare in carico a una società di ricerche di fare una ricerca demoscopica su come gli italiani percepiscono il proprio patrimonio. Quindi non è una ricerca sui dati oggettivi che ci sono, si sanno quanti sono le biblioteche, ad esempio, gli istituti, i musei, eccetera, ma come gli italiani lo vivono, perché noi siamo convinti che la percezione sia più importante dei dati reali, perché è la percezione che guida i comportamenti delle persone. Quindi partendo dalla domanda che cos'è il tesoro del nostro paese, siamo andati poi a declinare tutta una serie di altri aspetti, come ritenete che sia valorizzato, ritenete che sia usufruito in maniera corretta, fino ad arrivare a quello che interessava a noi. Ritenete che sia protetto in maniera adeguata? Sareste disposti a sopportare qualche limitazione nella vostra libertà per la tutela di questo patrimonio? E i risultati di questa ricerca li abbiamo, abbiamo chiesto il commento di alcuni personaggi del mondo dei beni culturali, li abbiamo tradotti in un volume che poi noi quando andiamo nelle scuole, andiamo nelle università, regaliamo anche ai ragazzi in modo che sia uno stimolo per portare avanti alcune riflessioni. In realtà il titolo di questo incontro, Libri, Lettori, Ladri, un titolo un po' provocatorio, ecco, è diciamo... Sì, ma perché spesso c'è una certa confusione di ruoli, direi. Direi che riprende il titolo di un convegno che noi avevamo fatto 10 anni fa a Firenze, nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio. E perché dopo 10 anni abbiamo deciso di riproporre il tema della protezione dei libri? Ma innanzitutto perché, citavo prima gli interventi che noi facciamo, beh, ci siamo accorti che su 85 progetti che abbiamo sostenuto, quindi noi abbiamo sostenuto i costi per la protezione di queste istituzioni culturali, ben 12 si riferivano al mondo dei libri. E mi ha fatto piacere che l'amica Laura Nicola avesse citato diciamo Giacomo Leopardi, perché noi abbiamo curato la protezione della biblioteca di Giacomo Leopardi a Recanati. Si è parlato della Fondazione Cini, noi abbiamo fatto tutta la protezione della Fondazione Cini di tutta l'isola di San Giorgio, questo è stato un progetto che è durato 10 anni. Ma abbiamo curato anche la protezione della Biblioteca Ambrosiana a Milano, dell'area di digitalizzazione dei monumenti della Biblioteca Vaticana. Non ve li cito tutti e 12, ma sono tanti. E questo è uno dei motivi, ma poi c'è un altro motivo, perché l'oggetto, da quello che ritengo io, è l'oggetto, il libro è l'oggetto più difficile da proteggere. È difficile da proteggere perché è sostanzialmente è un unicum, cioè un soggetto unico, ma composto da tante tavole. E sappiamo che spesso questo è uno dei problemi, ma soprattutto perché è un oggetto di per sé destinato alla consultazione, a essere preso in mano, a essere manipolato. Non è come un quadro che io lo posso proteggere con certe tecnologie, ma non devo prenderlo in mano, non devo sfogliarlo. È piccolo, si può tutto sommato nascondere facilmente, quindi rappresenta per chi si occupa di tecnologia una bella sfida.
Tra l'altro noi abbiamo in Italia un patrimonio sterminato di biblioteche, di libri. La caratteristica principale del nostro patrimonio è non solo le dimensioni, ma anche la diffusione sul territorio. Entrambi questi aspetti pongono dei grossi problemi in termini di protezione contro gli episodi criminosi, perché più è vasto il patrimonio, ma soprattutto più è diffuso, più è disperso nel territorio, più è difficile proteggerlo. Questo vale per i libri, ma vale per in generale qualsiasi del nostro patrimonio. Ora, noi riteniamo che in questo momento il patrimonio dei beni culturali rivesta un ruolo molto importante, proprio in un momento come questo, dove si parla della ripresa, si parla del post pandemia. Quali sono gli asset, perché oggi si dice così, su cui noi dobbiamo puntare? Beh, il nostro patrimonio è veramente una risorsa che ci distingue dagli altri paesi, e se noi non riusciamo a valorizzarlo in maniera adeguata perdiamo delle grandi opportunità. Ma prima di valorizzarlo dobbiamo pensare a proteggerlo. Io dico sempre che la prima forma di valorizzazione, la prima azione da fare nei confronti del nostro patrimonio è la tutela, la conservazione, garantire che sia tramandato ai posteri come noi l'abbiamo ricevuto. E qui noi viviamo, diciamo, una specie di paradosso, perché vedete, la tecnologia, io oggi non vi voglio annoiare con degli aspetti tecnici, voglio però solo farvi capire che oggi la tecnologia offre veramente delle straordinarie opportunità anche di risolvere il famoso, diciamo, la famosa diatriba tra protezione e valorizzazione, come se fossero due esigenze diverse, contrapposte, quasi inconciliabili. Ecco, noi invece vediamo che grazie alla tecnologia queste due esigenze non sono assolutamente in contrasto tra di loro. Non mi addentro negli aspetti tecnici, però c'è un aspetto che, su cui penso che sia importante riflettere, ed è legato alla videosorveglianza. Tutti noi vediamo come la videosorveglianza, la ripresa di quello che è successo, sia uno straordinario ausilio alle forze dell'ordine. Basta vedere un telegiornale, vediamo le immagini di qualche episodio criminoso, ma fino a adesso, fino a poco tempo fa, la videosorveglianza consisteva in telecamere, diciamo stupide, che riprendevano quello che succedeva, veniva registrato, succedeva qualcosa, arrivano i carabinieri, vanno a vedere le registrazioni, ammesso che poi non si sia bloccato il computer, non si siano mancanti, eccetera, comunque in qualche maniera si capisce quello che è successo e da lì partono le indagini. Ora voi capite che tutto questo porta un ritardo nella reazione che è veramente incolmabile, direi. Bene, la grande evoluzione è stata l'analisi video, cioè praticamente si è riusciti a dotare i sistemi di videosorveglianza di una intelligenza, a volte molto avanzata, perché praticamente il sistema è in grado di rilevare delle anomalie. Le anomalie possono essere: io mi avvicino troppo a una libreria, abbiamo fatto la protezione del cannone di Paganini, il violino di Paganini conservato nei musei di Strada Nuova a Genova, lì abbiamo messo un sistema con cui dall'alto c'è una telecamera, se qualcuno si avvicina troppo arriva una segnalazione e l'immagine compare al guardiano che vede subito quello che sta succedendo. Ma l'analisi video oggi arriva persino a capire le intenzioni della persona, vedere i comportamenti anomali. Se io mi muovo in un contesto diverso da quello solito, faccio un esempio banale che viene applicato in altri contesti: se ho una strada dove le macchine si muovono da destra a sinistra, nel momento il sistema capisce, vedendo quello che è la normalità, capisce quando c'è qualcosa di anomalo e lo segnala. Per cui, ad esempio, viene applicato molto nella grande distribuzione: se io mi indugio davanti a uno scaffale, davanti a una libreria, e prendo un volume e me lo metto in tasca, il sistema di analisi video è in grado di rilevare anche questi comportamenti anomali. Rispetto a un flusso di persone che deve passare, qualcuno che si ferma. Mi viene in mente anche un'altra funzione che è importante, ed è quella della funzione antiterrorismo. Oggi esula un po' dal nostro tema, ma è un tema importante, perché spesso i beni culturali sono stati oggetto di atti terroristici. Bene, voi immaginate una sala di un museo con il passaggio di persone che vanno avanti e indietro. Il sistema è in grado di rilevare se qualcuno deposita uno zainetto, una valigia, lascia una borsa, in modo da segnalarlo immediatamente.
Questo voi capite che permette al sistema di videosorveglianza, o meglio all'operatore che riceve queste segnalazioni, di intervenire rapidamente. Non si parla più di videosorveglianza, si parla di videosicurezza. Ci sono tante altre tecnologie, tanti altri sensori, dall'inserimento dei microchip, una formula un po' forse invasiva, a quelle che sono la rilevazione degli spostamenti dei volumi. Quello che voglio spiegare è che oggi ci sono molte tecnologie. Abbiamo un patrimonio enorme, abbiamo un patrimonio che ha bisogno di sicurezza, abbiamo le tecnologie disponibili, e allora perché? Perché c'è questo paradosso e non riusciamo a far dialogare questi due mondi? Qualcuno potrebbe dire un problema di costi, non ci sono i fondi. Non è vero, non è vero. Noi abbiamo sviluppato un teorema e possiamo dimostrare che il costo della non sicurezza è molto più alto del costo della sicurezza. Perché oggi la sicurezza, lo vediamo in altri settori, in generale nella tecnologia, abbiamo assistito a una drastica discesa dei costi. Poter intervenire in maniera programmata sulla protezione di certi edifici, di certe istituzioni, di certi ambienti è molto molto più economico rispetto ai costi della non sicurezza. Quali sono i costi della non sicurezza? Adesso non voglio annoiarvi, ma semplicemente è chiaro che se io in un'istituzione, in un museo, non ho un'opera importante, probabilmente verrà meno gente, è quello che si chiamava ai tempi dell'università il lucro cessante. Avrò un aumento dei costi assicurativi, avrò il costo di un'attività di recupero, ma avrò soprattutto un impoverimento culturale, perché un pezzo della nostra storia, un pezzo della nostra cultura viene meno. E questi sono costi che, se andiamo poi nel dettaglio di alcuni esempi che noi abbiamo anche realizzato, sono molto superiori ai costi di un buon sistema di protezione dei beni che noi vogliamo tutelare. In realtà il tema della protezione non è un tema nuovo, anche se non riguarda solo i libri antichi. Guardate che il problema dei furti dei libri nelle librerie moderne è un tema importante. Si calcola che sia, diciamo, in una libreria i furti valgono circa l'1%, quindi è un tema attuale. Peraltro è anche stato un tema oggetto di diverse... Ho scoperto che esiste una guida di come rubare i libri, ecco, di un certo David Horvitz, un artista americano che dava anche dei consigli. Per esempio diceva: libera un cane selvaggio ed esci con il libro durante il subbuglio, oppure ruba il libro una pagina per volta da differenti negozi. Tra l'altro in un articolo ho letto che è una tecnica che è stata adottata da un tizio che attraversava la Feltrinelli di Milano e i vari negozi della Feltrinelli. Ma se il problema del furto dei libri è un tema che si, diciamo, percorre la storia, così anche la necessità di protezione dei libri è un tema che nasce e si accompagna alla nascita stessa del libro. Quando c'erano i manoscritti, voi pensate al lavoro che c'era dietro la realizzazione di un manoscritto e come non pensare di tutelarlo. Quindi, senza pensare alle famose librerie in Inghilterra dove i libri sono incatenati agli scaffali e alle scomuniche che i papi avevano emanato per il furto dei libri, c'era un sistema che era alla fine un ottimo antifurto. La maledizione, perché a quel tempo la maledizione funzionava. Dobbiamo entrare nella mentalità di quelle persone dove si credeva a queste cose. E ne ho trovate due che sono divertenti, perché sono un po' drastiche rispetto alle tecnologie, però due ve le leggo. Se qualcuno ruba questo libro, lascialo morire, fallo friggere in padella, lascia che la malattia e la febbre lo consumino, lascialo spezzato sulle ruote e infine impiccato. Amen. Poi ce n'è uno un pochettino più, ancora più cattivo. Per colui che ruba o prende in prestito o non restituisce questo libro al suo proprietario, lascia che le sue mani si cangino in serpente e lo stritolino nelle loro spine, che sia colpito da paralisi e che tutte le sue membra esplodano, che la sua agonia non cessi fino a che il suo corpo non sarà dissolto, che i tagli gli rosicchino le viscere e che le fiamme dell'inferno lo consumino in eterno. Forse è meglio un buon sistema d'allarme moderno. Questa è la nostra grande domanda: e se da domani, come dire, impediremo ad ogni cane selvaggio di avvicinarsi all'ingresso della nostra biblioteca, se cominceremo ad appendere dei cartelli copieni di maledizioni ovunque, simpatiche, comunque a suo tempo avevano una loro straordinaria utilità,
o altro, forse effettivamente ci affidiamo ai nostri sistemi un po' meno, diciamo, brillanti, ma di sicura efficacia di contenimento dei furti. E su questo tema, appunto, poi ci racconterà l'ultima cosa, perché veramente ormai c'è la Charlie, perché se è vero che tra lettori e ladri c'è una certa confusione, poi ci spiegherà come i libri si confondono con i ladri, perché anche quello è interessante. Però lettori e ladri purtroppo spesso è un fenomeno che, come dire, va a braccetto. E invece noi adesso diamo la parola al comandante del Nucleo dei Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Monza, il maggiore Claudio Sansò, che quotidianamente svolge insieme a tutti i suoi collaboratori un'azione di prevenzione e di tutela del nostro patrimonio in Italia. Prego. Buonasera a tutti, sono il maggiore Claudio Sansò, comandante del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Monza. Volevo innanzitutto ringraziare chi oggi ci ospita in questo splendido salone teresiano e chi ha voluto fortemente questo incontro, perché è un incontro, come diciamo, di attualità, anche se sembra strano visto, no, il contesto antico e importante in cui ci troviamo, ma è un argomento di attualità. Attualità per alcune considerazioni che vorrei condividere con voi. Innanzitutto basti pensare che solo nel biennio della pandemia, quindi 2020-2021, pandemia che ha bloccato qualsiasi attività a livello internazionale, i furti di beni librari e archivistici non si sono assolutamente arresi. Solo nella regione Lombardia sono stati oltre 250 i furti di beni librari e archivistici e a livello nazionale oltre 4.000. Inoltre è un argomento di attualità, come dicevamo, perché riguarda la società. A parte gli anatemi e la tecnologia da utilizzare, riguarda la società come complesso dei singoli, no? Come collettività. Riguarda una società che, a mio parere, è ormai attenta più al fine pratico, immediato, tramite l'immagine, piuttosto che al sacrificio di investire un po' del proprio tempo, perché non se ne ha mai abbastanza al giorno d'oggi, utilizzare il tempo per arricchirsi per la vita, quindi avvicinarsi al libro come un viaggio che proprio il contenuto del libro permette al lettore, non ladro, al lettore, di intraprendere. Una società quindi veloce che forse anche per pigrizia o per non volontà di sacrificare un po' del proprio tempo si trova a essere un po' disaffezionata al libro. Questa disaffezione si sente purtroppo e secondo me è utile pensare anche a una frase che Thomas Edison diceva, cioè il genio è 1%, ispirazione è il 99%, traspirazione e sudorazione, quindi sacrificio. È un tema attuale perché oggi ci troviamo qui a parlarne, quindi se si è sentita questa necessità, per forza attuale deve essere, altrimenti non saremmo qui. Ed è secondo me importante riflettere su quello che sì, è già stato detto, quindi il concetto di patria, di patrimonio, l'interesse di tutti ad avere la fortuna che a noi è stata data da chi ci ha preceduto, quindi di tutela e conservazione del bene per poterne godere oggi. E quindi è necessario porre anche attenzione al futuro, quindi tutelare, valorizzare, conservare e proteggere, anche con i cani e quant'altro, cioè in tutti i modi possibili e inimmaginabili. Però penso che la tecnologia più importante su cui bisogna investire sia l'essere umano, perché è il comportamento del singolo che fa la differenza, è quello che noi porteremo a casa questa sera, è quello che faremo noi domani parlando con i colleghi che oggi non sono potuti essere qui, di trasmettere una buona prassi, un buon comportamento anche nei confronti del libro, che abbiamo detto forse proprio perché è piccolo viene visto come semplicemente un insieme di fogli, una copertina e via, un qualcosa che si può addirittura strappare per l'interesse personale, per la propria collezione o addirittura furto su commissione, oppure perché lo vogliamo vendere e quindi guadagnarci chissà quali cifre o falsificarlo addirittura mettendoci frasi di Leopardi e poi a dimostrazione che non era possibile a livello storico. E se questo scopo, quindi quello, lo scopo sociale, quello della funzione sociale, che poi è il fine ultimo della tutela dei beni culturali, non fosse sufficiente a farci riflettere oggi sull'importanza della tutela del bene culturale, penso che sia anche necessario soffermarsi, solitamente si sofferma sull'articolo 9 della Costituzione. Oggi anche l'onore della cronaca per quanto riguarda l'inserimento della tutela dell'ambiente all'interno della Carta Costituzionale,
ma secondo me andrebbe letto insieme a un altro articolo, che è l'articolo 52 della Costituzione, che parla della difesa della patria. La difesa della patria viene definita come sacro dovere di ogni cittadino, non del collezionista, del bibliofilo, del carabiniere, dell'addetto, diciamo, al comparto Ministero Cultura, vogliamo dire così. È dovere di ogni cittadino. Fatto sta che anche qui leggo che il tesoro più grande è come gli italiani pensano, tutelano e valorizzano il patrimonio culturale, non è diretto a una specifica categoria, è gli italiani in quanto appartenenti allo Stato italiano. E dicevo, l'articolo 52 parla della difesa della patria come sacro dovere del cittadino, intendendo patria non il confine geografico della nostra nazione. La difesa non è solo il militare che protegge le nostre strade, i carabinieri in pattuglia o le altre forze di polizia sul territorio, non è il collega dell'aeronautica che con l'Eurofighter sorvola i nostri cieli, o non sono solo i carabinieri che arrestano Pinocchio, no? Nelle favole. È un qualcosa che va oltre, perché all'interno di patria ci sono quelli che il codice dei beni culturali definisce beni immateriali con valore di civiltà, quindi le tradizioni, il folklore. E quindi secondo me questo potrebbe essere uno spunto di riflessione per capire quanto i padri costituenti abbiano voluto sottolineare l'importanza della tutela e del nostro patrimonio culturale, che è una risorsa unica. Ci piace spesso e volentieri dire noi siamo cittadini, siamo italiani, forse troppo spesso solo quando c'è la nazionale che gioca durante i mondiali, ma noi lo dobbiamo essere ogni giorno, perché abbiamo la fortuna di crescere, nascere e vivere circondati dalla bellezza. Viviamo in un museo a cielo aperto e troppo spesso forse ce ne dimentichiamo. Siamo talmente abituati alla nostra bellezza che la diamo per scontata. Quando invece, per esempio, Stendhal venne a Firenze, entrando nella Basilica di Santa Croce, rimase talmente ammaliato, tanto da essere colpito da tachicardia, difficoltà di respirazione, dovette uscire per poter riprendere a respirare normalmente. Il fatto che noi, in qualità di popolo italiano, siamo, diciamo, immuni, visto che è una parola che ultimamente va dalla maggiore, siamo immuni da questa sindrome, è una fortuna, perché noi probabilmente abbiamo giocato tutti a calcetto in una antica piazza, abbiamo dato il primo bacio sotto un monumento, abbiamo semmai preso a pallonate la statua del paese, però abbiamo la sfortuna di essere immuni, perché forse ce ne dimentichiamo di quanto importante sia la tutela del patrimonio culturale. Un artista impacchettava i monumenti, no? Forse per far riflettere quanto l'assenza di un monumento si percepisse solo quando non lo si vedeva più. Quindi, piuttosto che sprecare l'occasione di tutelare un bene culturale, di avere una piazza del Duomo di Milano, per esempio, senza il Duomo stesso, o io da orvietano umbro adottivo parlo il Duomo di Orvieto, una piazza piccola, togliamo il Duomo, sì, un bel campetto da calcio, ma manca il bene culturale in sé per sé, allora dovremmo rifletterci un po', riflettere su quanto sia importante, come era stato detto prima, la consapevolezza, cioè conservare con consapevolezza, conservare per poter garantire al futuro la stessa fortuna che è stata data a noi. E mi piace pensare che Platone parlava della comunità come una educazione collettiva, no? Come città, come comunione di intenti e di scopo, quindi un qualcosa che sia condiviso da tutti per l'interesse di tutti quanti. Quindi, come avevo detto l'altra volta, mi auguro che il prossimo incontro lettori, libri, lettori e ladri si possa fare solo con le due prime parole, cioè togliamo la figura del ladro, lasciamo libri e lettori e poi continuiamo così, no, perdiamo da loro tutte e due. Butterei nel piatto dove mangiamo. Però io preferisco pensare un libro rubato. Disoccupati. Libro letto, non sono molto d'accordo. È sempre una rincorsa a guardie ladri. Assolutamente, però spesso e volentieri il libro rubato, poi io lo troviamo online in vendita, quindi non so quanto sia stato letto prima, però quindi l'augurio è solo questo, di una maggiore consapevolezza nella tutela del bene culturale e di farci noi parte attiva del sistema paese, di essere cittadini a 360 gradi e 365 giorni l'anno. Grazie. Grazie mille anche per questo supporto nell'impegno, diciamo, quotidiano che gli istituti di cultura nel nostro paese hanno di formare lettori consapevoli e cittadini consapevoli del patrimonio culturale che abbiamo intorno a noi, a partire dai più piccoli. Infatti siamo particolarmente orgogliosi che questo nostro istituto accolga sistematicamente anche bambini piccoli ad assistere a letture teatrali, a letture di volumi, anche, diciamo, se sono
molto piccoli, perché le consapevolezze, diciamo, la cultura condivisa sul tema dell'importanza della tutela e di tutto quello che è intorno al patrimonio culturale librario del nostro paese si costruisce fin da quando si è piccolissimi, e su questo siamo molto contenti come istituto di stringere collaborazioni che la collega Campagna resiste nel portare avanti quotidianamente con il Ministero dell'Istruzione. L'ho guardata perché così si prepara anche appunto per introdurre invece le nostre ospiti, le nostre ospiti che porteranno una testimonianza, la dottoressa Alessandra Furlotti, restauratrice, e la dottoressa Ilaria Rigamonti, che è responsabile per la Treccani, perché così parleremo insieme di due mondi, di due tipi di azioni molto condivise e su cui molto abbiamo lavorato anche come istituto, che sono i temi del restauro da una parte, dall'altra di acquisizione al patrimonio di materiali come i facsimili, che di per sé tutelano l'opera che riproducono. Nel passare la parola alla collega Campagna, approfitto per ringraziare ancora una volta tutti i colleghi che hanno lavorato con lei anche su queste due tematiche, cioè sul tema appunto del restauro e sul tema dell'acquisizione dei volumi. E siccome oggi siamo qui anche sotto questa bella locandina, vedo in fondo la collega Cristina Regali, che fuggirà tra un po' perché l'ho nominata esplicitamente, ma a cui tanto dobbiamo quando prepariamo questi incontri aperti al pubblico in presenza e con le trasmissioni online. Prego, Antonella. Allora, buonasera a tutti, io sono Antonella Campagna, sono la responsabile dell'attività didattica e culturale. Adesso comincio a fischiare. Abbiamo dei problemi, tra un mesetto rifaremo tutto l'impianto di questo salone, quindi tutto cambierà. Comunque, quello che io volevo dire è che oltre alle maledizioni meravigliosamente citate dal dottor Rubi, io ho dietro la mia scrivania una vignetta di Schulz in cui c'è Charlie Brown che scrive una lettera alla biblioteca e dice: cara biblioteca, ho perso il libro che mi avete dato in prestito, verrò e mi costituirò. Per favore, non fate del male a mio padre e mia madre, che secondo me è una vignetta bellissima, perché in qualche modo parla di quello che si è detto finora, e cioè del rispetto. Quando io faccio attività didattica con i bambini, loro mi chiedono sempre come si fa a rubare i libri. È una domanda classica, perché vedono i cancelletti e dicono: ah, ma allora noi potremmo, fanno dei piani e così via. Ma soprattutto io chiudo la lezione dicendo che questo è tutto loro patrimonio, e che è come se a casa loro qualcuno mettesse i piedi sul divano di pelle bianca. Quindi il rispetto del patrimonio è il rispetto verso se stessi e verso quello che si possiede, per fortuna, perché noi questa fortuna abbiamo. Allora, chiamo subito al mio fianco Alessandra Furlotti, in rappresentanza di tutte le restauratrici che, mamma mia, lo odio. Guarda, è questa cassa. Se ci fosse qualcuno, perché da che vada dalla parte. Devi posizionare il esatto, forse così. Ecco, per fortuna io ho sempre il mio amico musicista Matteo Calegari. Ok, allora io mi devo mettere da questa parte, ok, va bene. Allora, Alessandra Furlotti è una restauratrice, la chiamata in rappresentanza di tutte le restauratrici, che con la mia carissima ex collega Paola Invernizzi, che si occupava di questo, hanno aiutato la tutela del nostro patrimonio, perché il restauro è una parte fondamentale del lavoro di tutela. Ovviamente non è possibile conservare un libro che va a pezzi, mi sembra ovvio. Noi abbiamo potuto fare molti restauri nell'ultimo periodo grazie all'Art Bonus, cioè alla possibilità di detrarre il 65% della donazione per un periodo di 3 anni dalla dichiarazione dei redditi.
documenti, e grazie a questo abbiamo fatto veramente molti restauri. Il primo restauro, grazie all'Art Bonus, lo abbiamo affidato ad Alessandra. Erano 3 libri e in uno di questi, una miscellana seicentesca, adesso lei vi racconterà e io vi farò vedere che cosa è successo. Mi metto da questa parte. Grazie, buonasera. Sì, allora io appunto in quanto restauratrice tutelo moltissimo solitamente i beni culturali, i libri che mi vengono affidati, e appunto come diceva Antonella ho avuto questa possibilità di restaurare, era il 2018, ancora c'era Cecilia Angeletti come direttrice della biblioteca, e ho avuto la possibilità questa volta non appunto di nascondere o di sottrarre, ma di riportare alla luce insomma un reperto quasi archeologico che si trovava nascosto all'interno di uno di questi volumi che ho restaurato. Praticamente era il Giovanni de Deis, un volume della prima metà del Seicento con una ricchissima legatura molto bella che aveva appunto bisogno di essere sistemata, cadeva a pezzi in alcuni punti. E per poter fare ciò bisognava scollare la prima e l'ultima carta bianche che si trovano proprio appena aperta la copertina, e appena scollato il foglio del piatto posteriore si è visto che c'era una carta manoscritta, insomma non tanto ben chiara perché si mescolava con macchie di colla, la colla appunto che teneva incollato il foglio. E questa scoperta, diciamo, abbastanza così sorprendente, ho avuto anch'io il dilemma che diceva prima Marzia Pontone, no? Di cosa fare, no? Per esempio, se andare a cercare le pagine e riportarle, no? nel foglio originario, in questo caso se lasciare attaccato insomma alla copertina, no? Al libro in cui era stato trovato il manoscritto, oppure andare oltre, scollarlo, staccarlo, separarlo dall'oggetto libro per valorizzarlo e per comunque identificarlo, studiarlo e portare avanti questa, separarlo insomma dall'opera. Quindi ci si è consultati naturalmente, insomma questa è l'azione che si diceva prima, l'azione del riconoscimento insomma, no? del bene, l'azione della la consapevolezza, ecco, di essere di fronte a qualcosa che può essere importante, insomma. Capita abbastanza di frequente di trovare frammenti di pergamene manoscritti all'interno dei volumi, sono proprio pezzi utilizzati dagli antichi legatori per rinforzare alcune parti del volume, quindi parti del dorso, gli angoli dei cartoni, alette per costituire l'indorsatura, quindi capita di trovarne, sono veramente frammenti, i cosiddetti frammenti di riuso, che così comunque suscitano sempre un notevole interesse perché sono comunque vanno indietro nei secoli, sono sempre molto interessanti, sono manoscritti e riportano a contenuti che una volta si trovavano all'interno di altri libri, quindi comunque hanno un fascino particolare. Questo caso del Giovanni de Deis era molto interessante perché era un foglio intero, quindi grande come tutta la copertina. Eccolo qua. Ci rivediamo dopo un po'. Eccolo. E bello, non solo, ma anche scritto sul fronte che sul verso. Lo facciamo vedere anche ai nostri ospiti. Me lo ricordo bene. Esatto. Infatti appunto il dilemma era proprio questo, se andare a scollarlo dal cartone per riportare a noi anche il lato non in evidenza del foglio, il verso del foglio. Quello che si evidenziava piuttosto bene era una scrittura molto chiara, canonizzata, quindi una scrittura comunque di scriptorium, molto ben leggibile. Invece è molto meno evidente, proprio perché di dimensioni minuscole, era una notazione musicale, quindi interessante perché è più raro trovare notazioni musicali insomma rispetto a pagine scritte, però appunto questa notazione piano piano si è evidenziata e è venuto fuori appunto che era molto verosimilmente la pagina di un antifonario, quindi questa cosa è stata molto piano piano si è svelata insomma questa scoperta, è partito uno studio, un approfondimento interessante. Siamo arrivati a un libro, a un convegno e a un libro, a un libro, infatti, esatto.
con il lavoro di molti studiosi, Cremona, la scuola di musicologia, la dottoressa Carinelli, eccetera, sono tutti i nomi che poi troverete all'interno di questo libro, che hanno approfondito fino a portare alla trascrizione delle note musicali e addirittura al canto fatto da alcuni cantanti della scuola di canto, il coro di musicologia di Cremona. Esatto, e quindi ha preso addirittura vita questa scoperta, insomma, si è materializzata, insomma, in un momento così emozionante veramente. E quindi, insomma, della tua carriera. Grazie. E sì, questo libro si chiama appunto Carta Canta, è un libro che abbiamo prodotto dove ho fatto un bel convegno l'anno successivo e poi alla fine è nato questo libro, diciamo, dagli studi ancora aperti su questo antifonario, che è stato comunque datato nel primo quarto del XII secolo ed è di area sicuramente lombarda. Adesso arriviamo a un'altra cosa appunto importante per la tutela, e cioè la produzione di facsimili. Noi un tempo le biblioteche, diciamo, acquistavano molti facsimili, noi stessi abbiamo acquistato alcuni facsimili, diciamo, e ci sono delle case editrici che riproducono dei facsimili, cosa quanto mai è meritoria, in quanto appunto consente, per esempio a me quando faccio attività didattica, di far vedere ai bambini come è fatto un manoscritto, di farglielo toccare, perché appunto si tratta di facsimili. I facsimili, nella migliore delle ipotesi, sono perfettamente, riproduzioni perfette dell'originale, quindi anche per quanto riguarda il peso della carta, anche per quanto riguarda i buchi, le lacune, le lacerazioni, per tutto. E diciamo, tra i facsimili che sono usciti l'anno scorso in questo straordinario anno dantesco che ancora stiamo vivendo, noi ci siamo innamorati di un facsimile prodotto dalla Treccani, e invito la dottoressa Ilaria Rivemonti, che è la responsabile dell'Agenzia Lombardia della Treccani. Ovviamente noi siamo clienti della Treccani da 100 anni, quest'anno abbiamo finito finalmente il dizionario biografico, che, cioè, voglio dire, ogni anno dovevamo ordinare i nostri numeri nel dizionario biografico, quest'anno abbiamo finito, e oltre ai soliti acquisti di quest'anno, tra cui il magnifico volume della Bolzoni dedicato a Dante, abbiamo ricevuto dalla Treccani un meraviglioso dono, il facsimile del Dante dei Girolamini che la Treccani ha prodotto. Grazie, è un onore per noi essere qui oggi in questo posto meraviglioso, è un onore per me e per l'istituzione che rappresento, quindi ringrazio davvero tanto per questo invito. E la tutela del patrimonio culturale è il cuore della missione Treccani. Un cuore che sicuramente, anche se ha adesso diverse anime, perché Treccani non è più solo enciclopedia, non è più solo libro, ormai da diversi anni, un cuore che comunque ha la sua testimonianza, trova sempre la sua testimonianza maggiore, ancora come tutti sappiamo, attraverso il libro. Il libro è il testimone per eccellenza del cammino imperituro della cultura. E, il facsimile, come ha citato la dottoressa Campagna, ha un unico difetto, che è quello del nome, no? Il facsimile, la riproduzione, tutti ce lo diciamo sempre, ne abbiamo parlato anche con la direttrice, pensano a un facsimile come a un qualche cosa che sia diverso dall'originale, che possa non avere valore. Sicuramente l'originale è un originale, è un pezzo unico, e in quanto originale ha bisogno di essere tutelato, protetto, con tutti i servizi di sicurezza necessari, però proprio perché è un originale e deve essere protetto, è accessibile a pochi. Il valore del facsimile, oltre ad essere un valore assolutamente incommensurabile per tutto lo studio che lo porta alla realizzazione, è un valore incredibile perché è qualcosa di fruibile rispetto all'originale, che qualche volta si ha la fortuna di vederlo attraverso situazioni molto particolari. Questa biblioteca, secondo me, ha anche
un'anima speciale proprio perché rendi facsimili nelle varie occasioni di incontro che Antonella costruisce sapientemente, costruisce anche proprio delle occasioni in cui ai facsimili ci si può avvicinare con tutta la attenzione e premura del caso. Però quel facsimile è qualche cosa che può essere invece toccato da tutti, può essere studiato, può essere valorizzato attraverso proprio anche una tradizione e una diffusione. Il facsimile che abbiamo scelto, al di là dell'amore che Antonella ha manifestato dall'inizio, non è casuale, perché è il codice filippino della biblioteca, il CF216, codice filippino della biblioteca dei Girolamini di Napoli, ed è una Divina Commedia scampata al saccheggio che tutti ricordiamo del 2012, proprio ad opera del direttore della biblioteca, un direttore insomma poco virtuoso, lo sappiamo due, onore delle cronache, ed è un facsimile molto particolare, un codice prima ancora di essere un facsimile molto particolare, perché conserva straordinariamente le chiose, gli appunti, addirittura ecco, i segni lasciati da coloro che dal 300 fino al 1800, quando il codice è stato scoperto dall'allora direttore, appunto gli appunti che le persone hanno lasciato nel momento in cui arrivavano nella biblioteca e leggevano questo manoscritto. Secondo me è straordinario, ma insomma, io sono poi di parte perché amo tutti i codici che noi realizziamo, ma questo lo è ancora di più proprio per le testimonianze che ci sono raccolte. Quindi è un onore per noi averlo regalato. Mi piace dire che è la prima volta che la nostra realtà, la nostra istituzione sul territorio regala. E non è il caso che la prima volta sia al Biblioteca. Assolutamente no, perché voi siete proprio un cuore pulsante. Bellale. Ed è bello anche quello che diceva prima la dottoressa che il patrimonio è un corpo che cammina. È verissimo, ecco, quindi è qualche cosa che deve essere tenuto vivo e deve camminare, dobbiamo camminare tutti insieme, insomma. Grazie. Grazie. Volentieri. 15 febbraio 2022. La cultura è l'unico bene dell'umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire, diventa più grande. Hans Georg da Gadamer. Siamo lieti di donare con stima e gratitudine per la passione profusa nella missione di tutela, conservazione e diffusione del patrimonio librario e per l'attività con la nostra realtà l'esemplare del facsimile del manoscritto Codice Filippino 216, numero 1935, del Dante svelato dei Girolamini, collana Tesori svelati Treccani. Grazie. Ecco, grazie, bellissimo. La daremo alla direttrice che è, diciamo, esatto. Allora io ringrazio per le testimonianze che ci hanno dato che sono una testimonianza anche di come questo lavoro possa essere fatto con ricchezza, con passione, con amicizia, creando rapporti e relazioni, che insomma quello che io so fare meglio. Passo la parola alla nostra direttrice. Chiudiamo rapidamente i nostri lavori ringraziando tutti, sia i nostri ospiti, i nostri relatori di questa sera, ciascuno per il contributo che ha portato a una riflessione su un tema così, così caro a tutti noi, che è quello della tutela del patrimonio culturale italiano, e anche di tutti i percorsi che da questo nascono. E ringraziamo anche tutti i presenti per essere stati con noi, aver condiviso pensieri, parole e riflessioni, perché speriamo da qui appunto che tante nuove riflessioni possano nascere e essere condivise per costruire sempre di più insieme una cultura comune di tutela, di conservazione e di valorizzazione dei nostri patrimoni, uscendo da qui questa sera. Grazie, buonasera. Volevo dire che la Treccani non ha pensato solo alla biblioteca, ha pensato a tutti quanti, i nostri ospiti, perché ha portato un delizioso facsimile del libretto della prima della Scala di Madame Butterfly, stampato nel 2016, che adesso Ilaria vi farà avere. E la Fondazione Rubi ha portato questo meraviglioso volume, che è poggiato lì e che potete prendere. Ah,
grazie.